Matilda Platano si è lasciata andare ad uno sfogo sui social dopo alcune condivisioni di foto in costume. L'ex tronista e protagonista di Uomini e Donne ha deciso di raccontare una sua problematica fisica. Nel corso degli anni sono stati tanti i personaggi che hanno partecipato a Uomini e Donne. Molti di questi sono riusciti ad entrare nelle case e nel cuore degli italiani con le loro storie e dinamiche appassionanti. Lo scopo del programma è quello di riuscire a trovare la propria anima gemella. Ma è davvero così semplice? Maria De Filippi rappresenta un pilastro fondamentale, una vera e propria spalla per tutti. Tra tronisti e protagonisti del Trono Over, sono state molteplici le storie d'amore che ci hanno fatto appassionare. Non è soltanto la coppia ma anche la persona singola però a conquistare l'attenzione del pubblico. Due donne diventate ormai parte attiva del programma sono Gemma e Ida Platano. A quest'ultima le è stata offerta quest'anno una grande opportunità, quella di poter fare la tronista. Ida Platano, sfogo durissimo sui social. Ecco cosa ha raccontato ai fan. Per la prima volta nella storia di Uomini e Donne, una protagonista del Trono Over si è seduta sui famosi troni rossi per intraprendere l'avventura da tronista. Un percorso che purtroppo non ha portato i frutti sperati, Ida dopo mesi di esterne e conoscenze, è uscita dal programma senza nessuno. I due corteggiatori, Mario e Pierpaolo, non sono stati in grado di regalarle la serenità e l'amore sognato. Attualmente l'ex tronista sta ripartendo da se stessa, con una nuova delusione con cui dover fare i conti e con l'amore delle sue fan. Tra lavoro e giornate relax, Ida condivide spesso e volentieri la sua routine. Questo è un modo per poter stare sempre a contatto con le sue sostenitrici. In questi giorni ha postato delle foto al mare, e tra tanti complimenti sono arrivate molteplici critiche. La Platano ha scritto: "Le mie gambe sono così da sempre che vi piacciano o meno. Soffro di una patologia da anni, e il mio lavoro in questi anni non mi ha aiutata." Ida è sempre apparsa in televisione come una donna solare ma spesso fragile. Da questo sfogo però si evince un cambiamento nella sua personalità, a quanto pare le esperienze e soprattutto le delusioni ricevute, l'hanno fortificata. Inevitabilmente quando si postano le proprie foto sui social, bisogna essere pronti ai commenti dei follower, spesso poco gradevoli. La Platano è ad ogni modo un personaggio chiacchieratissimo. La rivedremo a settembre a Uomini e Donne? Ci sono delle buone possibilità che l'ex tronista torni al suo posto, nel parterre femminile.